Parto dall'ultima, in realtà dall'ultima diapositiva che volevo proiettare questa sera, che è la locandina di un evento, di un incontro dibattito al quale parteciperà anche Gianluca, del 14 di febbraio. Ci sono due richiami su questa locandina. Il 14 febbraio San Valentino, e infatti mi è venuto di scrivere qui una storia d'amore, e la faccia di Gianni Chiodi, che recentemente con San Valentino le storie d'amore ha qualche punto di contatto. Ma la storia d'amore di cui vogliamo parlare il 14 non è quella con... è ben altra, purtroppo. È la storia d'amore che ha con il petrolio. Con ascoltavo prima l'intervento del signore, in effetti Gianni Chiodi è esperto nel non dare risposte, è bravissimo a dileguarsi, a defidarsi nel momento giusto, in quanto il Ministero per le attività per lo sviluppo economico ogni volta che deve inoltrare una richiesta per l'estrazione di petrolio o per la semplice ricerca chiede il parere della regione. Automaticamente, sempre, la regione si sfida e non dà risposte. Questo perché? Perché poi tutta la pratica torna al MISE e il MISE dà puntualmente parere favorevole alle attività di ricerca e alle attività estrattive. Quindi Gianni Chiodi ne esce apparentemente con le mani pulite sempre, continua a dichiarare che è contro il petrolio, ma di fatto non fa nulla per evitare l'occupazione del nostro territorio. Poi si lava le mani. Esattamente. Quindi in effetti c'è una storia d'amore dietro, tenuta nascosta, come quelle che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Una storia d'amore che nasce prima, che non appartiene soltanto alla sfera affettiva e privata di Gianni Chiodi, ma anche alla sfera affettiva e privata di Del Turco, perché con Del Turco sono state rilasciate 24 intese per la petrolizzazione del nostro territorio. 24 intese che riguardano l'attività di ricerca, con successiva attività di estrazione. Adesso, prima di tutto, siccome il tempo corre, quello che non dirò nei limiti di tempo che mi sono dato, lo dirò il 14, vi invito a Mosciano Sant'Angelo, parleremo di quello che sta accadendo non solo nella provincia di Teramo, ma in tutto l'Abruzzo, in quanto Enrico Gagliano, che molti di voi conosceranno, ha scoperto degli atti molto interessanti che sono sia in regione, depositati in regione, che è al MISE e che in effetti noi non conosciamo, saranno presentati alla stampa e in assemblea in questo incontro dibattito. Quindi sarà interessante la vostra partecipazione. C'è anche un sito Facebook per chi ha l'account di Facebook, eccolo qui c'è l'evento, potete andare su questa, cercate Drill Baby Drill e c'è l'indicazione, scorro un attimo in alto per piacere, c'è la mappa di dov'è questa sala di riunioni Rastelli Team a Mosciano, all'uscita del casello. Ci vediamo lì per parlare più approfonditamente di questo discorso. Ora faccio una rapida carrellata. Vorrei andare sui titoli esistenti, sui impianti esistenti, il PDF, grazie. Ora vi faccio vedere qual è la situazione attuale ad oggi delle attività di estrazione a terra. Ci sono le concessioni di coltivazione, sono quelle con linea continua rossa, e con le istanze di rinuncia, cioè significa che non hanno trovato petrolio e quindi vogliono fare un'istanza di rinuncia e rinunciare all'attività di estrazione. Sembrerebbe un'attività abbastanza tranquilla, sembrerebbe una regione ancora verde, la regione verde d'Europa. È un motivo che ricorre, abbiamo speso tantissimo in promozione della nostra regione, parlando di Regione Verde d'Europa, ma di fatti con la SEN, Strategia Energetica Nazionale, dell'anno scorso, di marzo 2013, dei ministri Clini e Passera, ministri nominati e non votati, di un governo tecnico, non espressione del popolo, hanno declassato la regione Abruzzo da regione verde d'Europa a distretto petrolifero. Che cosa succederà a breve? Succederà che l'Abruzzo passerà sotto lo scanner della TAC da nord a sud, dalla provincia di Teramo a quella di Chieti, e il 40-50%
del territorio regionale sarà interessato ad attività di ricerca ed estrazione di petrolio. 40-50%. Se immaginiamo che l'Abruzzo è un territorio anche montuoso, le montagne occupano buona parte del territorio, si può dire che il 100% dell'Abruzzo, dove è possibile fare attività di estrazione e ricerca, sarà interessato ad attività legate all'estrazione del petrolio. Cosa significa questo? Significa che arriverà una manifestazione di interesse sul fondo del produttore agricolo, sul fondo del produttore vitivinicolo, magari con produzione d'OCG, quindi di un certo livello di pregio, e verrà occupato questo territorio da macchine che fanno sondaggi pre-trivellazione, faranno sondaggi a profondità di 3500 metri, vanno giù, sonderanno con liquidi lubrificanti con trivelle, liquidi lubrificanti che contengono bario, mercurio e altre sostanze fortemente inquinanti che si disperdono in falda poi acquifera, che rimangono residenti nel terreno, che andranno per sempre a compromettere la qualità di quel terreno dove c'era una coltivazione di pregio, devastando quindi una produzione che aveva un'economia, che aveva un mercato e che caratterizzava la produzione della nostra regione. E che cosa lascerà sul territorio questa occupazione? Lascerà in termini economici molto poco. Sarà data un gettone, non so quanto, prego? 100 euro in Basilicata. Sarà dato pochissimo al proprietario del terreno e saranno dati 5 euro a chilometro quadrato al comune per l'occupazione materiale del territorio. Vi faccio un esempio su una recentissima istanza di ricerca che è diventata concessione di ricerca, Colle dei Nidi, per cortesia. Si è parlato moltissimo di Colle dei Nidi perché è molto recente. Quella che era una istanza per un permesso di ricerca è diventata una concessione per la ricerca. Qui c'è una tabella, indennizi annui previsti per Colle dei Nidi. Al comune di Controguerra, per 14 km quadrati, saranno dati 70 euro annui per l'occupazione dei suoli. Leggiamo, Corropoli, 5 euro perché a un solo chilometro quadrato è interessato. 5 euro all'anno per l'occupazione dei suoli. Io vi faccio presente che Controguerra è nel perimetro della DOCG Colline Terramare, Neretto 27,50 euro, Tortoreto 11,50 euro, è una elemosina. Noi non lo sappiamo, noi siamo, rispetto a questi problemi non siamo informati, solo il Movimento 5 Stelle si sta muovendo. Io sono nato ambientalista, nel senso che ho sempre avuto questo sentimento ambientalista. Mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle perché ne condividevo le finalità e i mezzi, ma sono entrato perché nel mio comune, Mosciano Sant'Angelo, c'era in programma la costruzione di un ampliamento di una fabbrica, un'attività siderurgica, quindi abbastanza pericolosa. Ho chiesto aiuto a tutti, solo il Movimento 5 Stelle mi ha aiutato. E grazie a questo io mi sono legato al movimento, oggi sono attivista e sto combattendo per il mio comune ma per tutto l'Abruzzo. Andiamo sui titoli, sulle istanze di ricerca. Questo abbiamo visto l'altro PDF. Ecco, vedete, queste sono le domande per effettuare ricerche petrolifere sul territorio. Vedete quanto si sta espandendo questa macchia d'olio, di petrolio, purtroppo? E gli spazi lasciati vuoti non è che sono stati risparmiati. Per gli spazi lasciati vuoti sono in arrivo altre domande. E andiamo su prezzi. Grazie. Allora, solo in provincia di Teramo, il 14 parleremo di Pescara, L'Aquila e Chieti. Ci sono due tipi di istanze, di ricerca, quelle gialle, e permesse di ricerca. Cioè, per queste domande, per qui c'era soltanto la domanda, istanze,
Qui i permessi sono già stati concessi per fare ricerca di petrolio. Andiamo avanti. Cipressi, 144,43 km quadrati, 102 in provincia di Teramo, 42 in provincia di Pescara. Quelli sono i comuni interessati, pagati, risarciti con le stesse modalità della diapositiva che abbiamo visto prima. Andiamo avanti. Questo è il territorio. Questo territorio chiaramente non è riportato ancora su quella carta. Ancora. Corropoli, 151 a Teramo, 20 in Ascoli Piceno. Quelli sono i comuni. Alcuni comuni sono da istanza a istanza completamente presidiati e occupati dagli interessi economici delle ditte, delle major petrolifere. Quella è la perimetrazione di questa istanza. Quindi sulla costa. Questa cos'era? Villa Carboni. No, quella di prima. Corropoli. Andiamo avanti. Villa Carbone. Vediamo la cartina. Eccola. Andiamo avanti perché voglio parlare di Villa Mazzarosa. Ecco qui. Per Villa Mazzarosa, mi fermo un secondo in più. Qui c'è stata la riperimetrazione della riserva naturale del Borsacchio. La riserva naturale del Borsacchio aveva salvaguardato un tratto di costa piuttosto ampio, salvato dagli interessi speculativi dei palazzinari. L'attuale giunta regionale con doppio voto, perché è stato necessario il doppio voto? Perché la prima volta hanno fatto un errore, quindi hanno dovuto ripetere il voto. Con un doppio voto bipartisan hanno riperimetrato la riserva, liberando delle aree che successivamente sono state interessate da questo tipo di stanza. Quindi hanno permesso l'ingresso dei petrolieri nel tratto di costa più bello della provincia di Teramo, come dire Cerrano, Torre di Cerrano. La restante parte, quindi la parte nord della riserva del Borsacchio, è servita a questa istanza di ricerca. La parte sud è interessata dalle attività, chiamiamole turistiche, dall'attività di insediamento di bungalow di un campeggiatore, quindi tutta l'area della riserva sarà col tempo completamente cancellata. Infatti questa è la zona interessata dalla concessione Villa Mazzarosa. Andiamo avanti ancora. Bene, permessi di ricerca già assegnati. Sette Cerri, 363 km quadrati in provincia di Teramo, Piantina. Andiamo avanti. Teramo in pieno, eh? Mutignano. Andiamo avanti. Mutignano perché solo 1,85 perché la restante parte in provincia di Pescara, ma Pescara sapete quante ce n'ha di stanze di ricerca in arrivo? Il 14 ve lo dico. Come verrete a trovarmi ve lo dico. Andiamo avanti. Civitacquano. Ecco qui la perimetrazione. Colle dei Nidi, se ne parlava prima. Eccola. Andiamo avanti ancora. Questi sono i permessi di coltivazione che sono vigenti. Andiamo avanti. San Mauro, eccolo. Colle San Giovanni, eccolo qui. Castel di Lama, eccola qui. Sono andato velocissimo, vi chiedo perdono per questa cosa. Un'ultima diapositiva tra tutte le altre che scarterò perché ve le mostrerò in un altro momento, voglio far vedere i sondaggi abusivi nella riserva del Borsacchio. 2005, piena riserva del Borsacchio, ambientalismo d'assalto, impediva qualsiasi attività. Questi sono entrati, hanno fatto dei sondaggi abusivi, perché? Perché poi avrebbero presentato istanza di ricerca a distanza di 5 anni, 5-6 anni. Questi entrano e fanno sondaggi abusivi senza chiedere il permesso a nessuno, con la compiacenza di... voglio evitare denunce, d'accordo? Comunque queste foto sono reperibili su internet, andate a vederle, andate a leggere la storia, là c'è descritta anche, sono descritte anche le connivenze. Questa situazione, questo stato di cose deve cambiare. Io spero che il Movimento 5 Stelle cresca in Abruzzo e in Italia
per fare da muro, da sbarramento agli appetiti dei petrolieri e di tutti quelli che vogliono rovinare il nostro territorio. Grazie.